Diario di bordo. Appunti sulle piccole e grandi cose di ogni giorno. A cura di Simona Panico, una produzione Radio Più Roma. Non so se conoscete Maria Antonietta Meo, anche detta Nennolina, una bambina che è morta neanche a 6 anni per un tumore. E lei già da bambina scriveva delle letterine a Gesù. Ovviamente quando era piccolina le scrivevano per lei la mamma e la sorella. E poi abbiamo solo 6-7 lettere che lei ha scritto a Gesù di suo pugno. Una sapienza infinita in questa bambina. E oggi leggevo questa frase di un suo bigliettino che dice così: «Caro Dio Padre, che bel nome! Mi piace tanto tanto questo nome e io lo vorrei ripetere sempre questo nome, Padre di tutto il mondo». Quindi mi sono soffermata a pregare, a pensare a questo concetto di paternità, che non è un concetto ma è una persona, che è Dio Padre. E mi chiedevo nelle mie preghiere quanto mi rivolgo a Lui come Padre e quanto invece penso più spesso a Gesù e allo Spirito Santo. I nostri concetti di paternità, di figlioranza, ci derivano sicuramente in gran parte da quello che abbiamo vissuto nella famiglia. Per cui ho conosciuto persone nella cui famiglia c'è stato un padre non presente o poco amorevole o addirittura violento, per cui queste persone stesse fanno fatica a vedere in Dio il loro padre, proprio perché si rifanno a questa figura di paternità poco sana, diciamo. E quindi lì c'è da chiedere una guarigione particolare proprio a Dio Padre, che guarisca queste ferite ricevute nel passato. Ed è un intervento chirurgico che davvero solo Lui può fare. E poi pensavo alla mia storia, pensavo a mio papà, per chi mi conosce sa che mio padre è malato da tanti anni e quindi più che un padre, diciamo, da questi 20 anni a questa parte ho una persona tanto bisognosa, che a volte è anche come un bambino da accudire. E allora se penso alla paternità, penso che mio padre mi insegni in questa fragile paternità, la paternità di Dio che si fa fragile per essere accudito da noi. Sembra che io stia dicendo un'eresia, come io accudisco Dio. Sì, lo accudisco nel senso che mi prodigo per far sì che Lui sia felice, per far sì che Lui sia gioioso. Ma dove? Nelle persone che incontro e che rappresentano una paternità. Quindi nelle persone che sono al di sopra di me nel lavoro, nelle persone che sono al di sopra di me in tante situazioni. Io amo Dio Padre e mi prendo cura di queste persone, anche se a volte è difficile perché queste persone non mi richiamano la figura di Dio Padre. Però ecco, in questa figura di paternità fragile e di cura, per questa paternità fragile sento oggi per me e per tutti voi un'esortazione a prenderci cura di tutti coloro che ci sono padri, che siano anche padri spirituali, che siano padri nel senso di figure guida. Prendiamoci cura di loro e serviamo Dio Padre in loro, anche quando mostrano la loro fragilità.